Questo Crotone si salva? No, non si deve salvare, scusi. È stata un'apparizione, magari ci auguriamo che l'anno prossimo si può. Un santo che è apparso e non l'abbiamo visto. Ovviamente le squadre bisogna allestirne. No, no, ormai si è anche qua la musica. No, ma secondo te 15 punti, no? Quante partite era rimaste? 10. Ma secondo te vuoi vincere a Napoli? In diretta, quanto ama la sua ragazza? Tantissimo. Come si chiama la sua ragazza? Marica. Ma oggi che è domenica, la signora Teresa cosa le cucina? Spaghetti alla chitarra. Cioè? Fatto con peperoni dentro. Carne macinata e mezzo verde. Siamo ritornati di nuovo a quando, all'anno scorso, quando di nuovo eravamo tutti presi da questa paura, da quest'ansia, i negozi chiusi, l'economia che invece di avanzare sta indietreggiando, insomma sempre più difficile la situazione. Avanti un altro, Marica, quanto ami Simone? Sta piangendo, che sta piangendo dall'emozione sicuramente. Ha un ripiano centrale come si deve. Non è tanto possibile. Abbiamo rinforzato solo l'attacco, secondo lei. Cosa? Abbiamo rinforzato solo l'attacco. Ma l'attacco, diciamo, non ha avuto quella scossa che ci si aspettava dal cambio di allenatore, anche perché il materiale umano purtroppo è quello lì. Il calcio per me è molto importante a Crotone, ripeto, ha una visibilità. Crotone rimarrà sempre così. Bisogna impegnarsi e darsi da fare. Ma non mollare mai. Simone sta continuando le sue attività atletiche? Sì, diciamo che in questo periodo mi sto allenando, ma sempre da casa, perché purtroppo le palestre sono chiuse. Spero in una riapertura breve. Sono 10 partite. Allora io le vincerò tutte e tu la perderai per te salvare. Hai capito? Cosa è mancato secondo lei? Ha mancato tutto, prima di tutto la difesa. I giocatori ci mancano, anche i tifosi e la città. Ma lei non li ha visti più questi calciatori? Qualcuno sì, l'ho visto, però l'ho visto un po' giù, che ci mancano la tifoseria e tutto. L'importante è che i ragazzi abbiano una scossa e ci giochiamo il tutto per tutto in queste ultime. A Simi cosa vogliamo dire? Simi, grande giocatore, personalmente da uomo di sport voglio fare un augurio per un futuro, anche perché quello che ha ricevuto è stata una cosa brutta, una cosa che non ha niente a che fare con lo sport. Grande Simi, grandi nostri ragazzi. Sì, abbiamo, come tu stesso dici, abbiamo fatto semplicemente un'apparizione, però già, è già tanto. Sta vincendo 2-0, primo tempo. Sta vincendo 2-0, primo tempo. Allo secondo tempo ti pietre il gol. Ha preso i Ramoscelli per la Domenica delle Palme, beh. Certo, certo. Beh, veramente la situazione era già difficile già prima, perché non avere il pubblico, insomma, allo stadio, secondo me, ha penalizzato molto. Col Bologna poi cosa è successo? Col Bologna si sono belle calmate, tranquille, e si sono fatti fare 3 gol da una squadra che ritengo non possa essere in grado di segnare 3 gol in un tempo contro un'altra squadra di Serie A. Per i giocatori è mancato, perché era una cosa necessaria, cioè per sostenere la squadra, si sentivano più motivati, forse anche più stimolati. Invece anche il pubblico è venuto a mancare, quindi forse si è ripercorso anche su questa cosa, sì sì, assolutamente sì. E per finire, come si dice? Forza Crotone, ovvio che forza Crotone. Forza Crotone, forza Crotone, sempre forza Crotone. Forza Crotone, quello imprescindibile. Sempre, solo forza Crotone. Forza Crotone, sempre. Forza Crotone. Sempre. Sempre. Sì, come va a finire alla fine, io ci credo e sono un crotonese che tipo sempre forza Crotone, sempre per la mia città.